Siamo a Barolo, nel cuore della langa conosciuta in tutto il mondo come Langa del Barolo in onore del suo vino più famoso. E qui a Barolo c'è il castello che è sede dell'enoteca, c'è il museo del vino, c'è il museo del cavatappi, ci sono tante strutture turistiche. È l'emblema, diciamo, di questa langa attrazione turistica, ordinata, pulita. Ma i paesi attorno a Barolo non sono da meno. C'è ad esempio la Morra, che è famosa soprattutto per il monumento al vignaiolo, al contadino che ha permesso a questi vini di diventare veramente l'eccellenza di questo territorio. C'è Castiglione Falletto, che ha un castello e ora lo sta aprendo ai turisti. C'è Monforte, un paese, diciamo, di tradizione millenaria, basti pensare ai Catari, a quello che è successo alla fine del primo millennio. Ci sono però paesi altrettanto importanti, come ad esempio Grinzane e Cavour, con il castello, sede dell'enoteca, e il richiamo turistico internazionale al tartufo, al profumo del tartufo. Un'altra risorsa caratteristica è naturalmente il paesaggio con i suoi pinnacoli, poggi Belvedere e tanti sentieri che sono stati aperti in questi anni che permettono al turista che arriva dall'America di camminare in mezzo alle capezzagne, in mezzo alle vigne, di arrivare poi a ritemprarsi, diciamo, alla sera ai piedi di un castello, di un palazzo, di una chiesa campestre. Ecco, questo paesaggio dà il fascino, direi, struggente in certi momenti, naturalmente in relazione con quelle che sono le condizioni climatiche, un paesaggio da favola.